Buona giornata da Giuliani Legrenzi e Diaco, ospite negli studi di Roma il vice premier, ministro dell'interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Buongiorno Salvini. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta in coda. Buongiorno. Allora, Giuseppe Buongiorno. Puglio, poco sì. fa, mentre mandavamo la pubblicità, ho assistito ad una telefonata in diretta di Matteo Salvini con sua figlia in cui gli augurava buona scuola. Lei tutte le mattine sente... Sì, stamattina per colpa vostra me ne stavo dimenticando, che abbiamo fatto i compiti con la L. Sì. Abbiamo fatto la L, l'Ale, l'Ilo, l'U, sì. quindi adesso... Deve andare tutto bene oggi. La cosa divertente è che ci ha chiesto quanto c'è di pubblicità, il tempo debito appunto per chiamare per la telefonata. Allora Salvini, cominciamo con la ciccia politica. Stamattina c'è una curiosa intervista di Antonio Tajani sul Corriere della Sera in cui sembra avere più certezze di altri, in cui dice: presto un governo Forza Italia Lega, colloqui col PD senza significato, insomma la stanno tirando per la giacchetta. A Forza Italia hanno paura? Io tiro dritto, ma è anche ormai noioso per me che lo dico, ma anche per chi ci ascolta. Ho firmato un impegno che dura 5 anni e quell'impegno porterò fino in fondo. A prescindere dai sondaggi, dalle simpatie, se prendo un impegno lo mantengo e quindi tiro dritto. Quindi a Tajani rispondiamo che lei tira dritto, punto. No, ma noi abbiamo governiamo insieme centinaia di comuni, tante regioni. Lombardia e Veneto sono le due regioni italiane dove più italiani e più stranieri vengono a farsi curare negli ospedali di Lombardia e Veneto, quindi vuol dire che è un modello che funziona. Detto questo, a giugno ho firmato un impegno con gli italiani e col Movimento 5 Stelle. Quell'impegno prevede tante cose che in 5 mesi non riesco a fare e ho bisogno di più tempo per farle, quindi quell'impegno mantengo fino in fondo. Mi scusi se insisto, ma Tajani lo sa che molti deputati e senatori fanno la fila per entrare dentro la Lega? Insomma, non lo so, non mi risulta, non mi interessa, però non faccio il tram dove si sale e si scende a seconda delle convenienze. Ministro, veniamo a una strettissima attualità. Proprio questa mattina, in queste ore, magari qualcuno è anche in viaggio, ci sono un po' di imprenditori, ci auguriamo tanti, che stanno andando a Torino. C'è un grande appuntamento, l'hanno detto chiaro, no politici, no istituzioni, solo imprenditori e associazioni di categoria per questo evento che ha anche il titolo Infrastrutture per lo sviluppo TAB l'Italia in Europa, ovviamente per il sì alla TAB. Che cosa si sente di dire a questi signori che oggi convergeranno a Torino pro TAV? Ma innanzitutto ringrazio chi manifesta civilmente, pacificamente, chi dà suggerimenti, chi fa proposte migliorative. Anch'io sono per i sì, anch'io sono per un'Italia che cresce, che viaggia, che taglia burocrazia, che taglia costi, che ha più strade, ha più ferrovie, e quindi ben vengano le loro proposte, anche perché in manovra economica alcuni di questi suggerimenti diventano realtà. Penso al raddoppio della detraibilità dell'IMU sui capannoni, che riguarda chiunque produca. Penso alla riduzione dei contributi INAIL, soprattutto per le imprese, per l'edilizia, per gli artigiani. E quindi ogni proposta che sia compatibile con la realtà è la benvenuta. Anch'io sono a favore di un'Italia che cresce, che ha la pedemontana in Veneto, che ha la TAP in Puglia che riduca il costo dell'energia. Sulla TAV aspettiamo l'esame costi-benefici che ci arriverà dai tecnici che ci stanno lavorando. Ministro Salvini, ma ci aiuti a capire, per fortuna, a detta di tutti, e anche suo e del suo collega Luigi Di Maio, con la Commissione europea stiamo trattando, e dobbiamo essere onesti, la Commissione non ha nei confronti del governo italiano un atteggiamento respingente, ecco, quindi per fortuna si dialoga. Però da una parte i giornali che dicono stiamo trattando per ridurre il deficit, cioè andare a 2 o subito sotto il 2, dall'altra ci questa sono... è una cosa, ecco, esclusivamente giornalistica. Capiamoci allora per una volta, no, qui in diretta RTL 102.5, lo riduciamo questo deficit, sì o no? Ma uso voi e uso le tantissime persone che vi ascoltano per ribadire quello che fa una persona normale, ma quello che fa un ministro al governo, ma quello che fa un padre di famiglia che va a fare la spesa. Quando entri non ti chiedono quanto spenderà alla fine della spesa, tu dici vabbè, devo entrare, devo comprare il latte, devo comprare i pannolini, devo comprare la carne, devo comprare la carta igienica, quanto spendo glielo so dire quando ho fatto la spesa. La spesa in questo caso è il diritto alla pensione, la flat tax per le partite IVA, l'assunzione di poliziotti e vigili del fuoco, il reddito per reinserire al lavoro chi l'ha perso. Stanno limando i numeri e quindi alla fine arriverà il numeretto, ma io non parto dal numeretto per poi metterci dentro i contenuti. Voglio cominciare a mantenere gli impegni presi. Se mi dicono i tecnici che ci stanno lavorando all'INPS, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia, che i soldi che abbiamo messo lì sono anche di più rispetto a quelli che servono per avviare quota 100,
ad esempio, io non è che uso soldi che non mi servono e quindi li dirotteremo da altre parti, ma veramente io non ho il mio tempo con Conte e Di Maio a dire 2,2, no 2,7, no 2,3. Parliamo di cose. E sono contento che finalmente a Bruxelles ci sia un atteggiamento costruttivo e abbiano capito che la legge Fornero è una legge sbagliata. Se l'Europa invece dice, oh ragazzi, dovete fare 1,9, adesso sto brutalizzando. Ma l'Europa non può dirmi devi fare 1,9, l'Europa mi deve dire come li usi quei soldi. Se io li uso per buttarli fuori dalla finestra mi richiamano, se io li uso per dare soldi al Veneto e alla Sicilia che sono stati devastati dalle alluvioni, permettimi di spenderli. Preciso poi sulle pensioni. Ecco, infatti, perché sul Corriere della Sera di oggi la cosa che mi ha colpito, Salvini, è che ogni giorno noi facciamo i giornalisti, ovviamente dobbiamo riempire i giornali, le radio, le televisioni, però ogni giorno c'è un prospetto diverso che riguarda le pensioni. Oggi qua sul Corriere c'è scritto quota 100, i limiti che riducono la spesa, la nuova ipotesi dello scalone di fine 2018 va in pensione a marzo 2019, chi ha maturato i requisiti 62 più 38 da almeno 2 anni. Ma è bufala. Così. Ecco. Bufala. No, ma questo mi spiace non perché mette in discussione Salvini che ha una parola e quella mantiene, ma perché chi legge, magari a 62 anni, 63 anni, pensa che siano cose vere, che noi stiamo ragionando su quello. Se io dico quota 100, 62 anni di età, 38 anni di contributi, senza penalizzazioni, questo è. Non vedo perché alcuni giornali devono dire il contrario, quindi questo è l'impegno preso e questo porterò fino in fondo. Ecco, ma secondo lei in questo periodo la stampa, la comunicazione, la televisione, anche la radio, la televisione pubblica, rispetto diciamo a quella che Bruno Vespa poco fa ha definito ai nostri microfoni, che è il titolo anche del suo libro, La rivoluzione italiana, lui dice una rivoluzione anche ferita dai mercati, ecco, è destinataria di un'attenzione, diciamo così, come dire, rispettosa nei vostri confronti, o la critica è strumentale? Guardi, fare il ministro dell'interno mi occupa così tante ore al giorno che ho poco tempo per leggere e per lamentarmi. Sicuramente è pieno di attacchi pregiudiziali, di gente che non ha neanche letto i provvedimenti che commenta. Oggi leggevo su uno di questi giornaloni le critiche al mio decreto sicurezza, ma che partono da cose che non esistono nel decreto sicurezza. C'era addirittura questo giornale che dice usciranno migliaia di donne incinte e di bambini dalle strutture che fino a ieri li accoglievano. Palle, palle. Il decreto sicurezza anzi dà più diritti ai rifugiati veri, sicuramente taglia costi e tempi a quelli che i rifugiati veri non sono. Quindi è da 6 mesi, da che è nato questo governo, che c'è un atteggiamento ostile, pregiudiziale da parte di alcuni grandi mezzi di informazioni pubblici e privati che hanno campato alle spalle di altri. Ma non faccio il piangina, va bene così. Io penso che gli italiani siano molto più attenti rispetto a quelli che qualche giornalone o qualche Fazio di turno li fa. Nel senso che se uno si dovesse informare guardando Fazio, il PD avrebbe il 97% e la Lega non esisterebbe, perché siamo brutti, razzisti, nazisti, fascisti. Evidentemente gli italiani, primo, guardano poco Fazio, e mi spiace per lui, mi spiace per la RAI. Secondo, si informano in altra maniera. Salvini, lei adesso ha parlato appunto di informazione, però non solo l'informazione, ogni tanto insomma dice qualcosa contro di lei, perché è arrivato anche il sindaco di Napoli, De Magistris, che ha detto ai cari signori, venite pure a Napoli e io vi mando i gommoni e vengo a prendervi. Insomma, che dice? Una sfida aperta, mi ma sembra. Ma faccio rispondere i napoletani, sì. Se voglio mandare dei messaggi, perché io sono stato a Napoli tante volte, c'è un buco economico di centinaia di milioni di euro e il sindaco ogni volta mi chiede dateci una mano, dateci dei soldi, fatemi assumere degli agenti, sistemateci le case, mettete delle videocamere. E poi cosa fa? Va a fare il fermo e dice ma no, ma quello fa niente, dai, li prendo io tutti gli immigrati che non prende Salvini. Allora non lo devi spiegare a Salvini, lo devi spiegare ai napoletani delle periferie che mi dicono qua il comune non si vede da anni, e vagli a spiegare che invece i soldi delle case popolari per i napoletani, apri porti e mandi dei gommoni nel mar Mediterraneo per prendere tutti gli immigrati che quel cattivone di Salvini non vuole. Sono persone curiose. Beh, questo diciamo, il suo rapporto con il sindaco di Napoli storicamente non è dei migliori. Comunque nel decreto sicurezza ci sono norme contro i parcheggiatori abusivi, che sono una piaga, non sono a Napoli, esatto. Contro gli occupanti abusivi delle case popolari. C'è una norma ad hoc, anzi due cose per Napoli, riuscirà ad assumere più di 100 vigili urbani, grazie a questo decreto, e soprattutto rottameremo migliaia di motorini
che da anni occupano i magazzini comunali napoletani per una spesa di milioni di euro, quelli che vengono sequestrati, quelli che vanno in giro a sparare. Ecco, invece di tenerli lì 10 anni, li teniamo lì 6 mesi. Quindi io lavoro per Napoli a prescindere dal sindaco, se poi lui vuole riempire Napoli di immigrati lo vado a spiegare ai napoletani. Ministro... questa è una, scusami Fulvio, una testimonianza diretta. Quando sono andato a Napoli recentemente, che poi è la tua città Fulvio, ho notato che proprio accanto alla stazione ci stanno due stabilimenti dove vengono tenuti questi scooter. 8.000! Noi gli italiani devono pagare fino a 10 anni di conservazione di 8.000 motorini sequestrati a camorristi o pseudicamorristi. Nel decreto sicurezza ho detto, ma perché 10 anni? Dopo i 6 mesi li vendiamo, li rottamiamo, guadagniamo soldi e guadagniamo spazio. È una parentesi, poi quei 100 vigili mandati in strada, non mettiamoli negli uffici. E questo lo decide il sindaco, non so se li vuole mandare sui gommoni a prendere gli immigrati al porto, non lo so. Ministro, senta, la riportiamo sulla questione pensioni perché è sentitissima. Ricordiamo anche che siamo, e ci mancherebbe, in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di RTL 102.5 se volete seguire l'intervista al vice premier Matteo Salvini. Allora, si legge praticamente ovunque che per accedere a quota 100 a 62 anni però si dovrebbe rinunciare ad una quota consistente dell'assegno variabile, abbiamo letto, fra il 22,20 e il 25%. Questa è... Non è vero. Ecco, andiamo precisi. Non è vero. Lei lo smentisce categoricamente? Ma sì, non ci sono penalizzazioni. Ovviamente, se uno va in pensione l'anno prossimo a 62 anni, andando in pensione, che so, 4 anni prima rispetto a quello che la gentile Fornero prevedeva, evidentemente non porta a casa anche i contributi dei 4 anni che non ha versato, ma questo mi sembra ovvio e di buon senso, ma non c'è nessun tipo di taglio. Ecco, cioè, mi ha colpito. Un attimo, una scusa, perché questo è importante, è un passaggio delicatissimo. Quindi lei dice, ricorda, non ci sono penalizzazioni perché scegli di andare prima, no. Però il massimo possibile raggiungibile con i contributi versati resterebbe quello dei 67, quindi comunque lucidamente sceglieremmo di rinunciare ad una parte della pensione. Ma infatti questa è una possibilità. Noi diamo questa possibilità a circa 600.000 italiani, ci dicono i tecnici. Di questi 600.000 magari ce ne sono molti che dicono io sto bene, sono in forma, a casa non ci voglio stare, voglio portarmi via lo stipendio pieno, e quindi sceglieranno di continuare a lavorare. Magari altri che io incontro hanno la scheda spezzata, hanno l'artrite alle dita, devono tenere il nipotino, vogliono godersi qualche anno con la moglie e sceglieranno di andare in pensione. Mi sembra molto chiara la risposta. Allora, il direttore di Avvenire, Marco Tarquini, è un altro che mi ama, qualche giorno fa ha scritto: chi ha portato la legge della strada ci risparmi la difesa del presepe e delle tradizioni natalizie, riferimento ovviamente al decreto sicurezza. Però mi ha colpito, cos'è che la ieri, legge della strada? Ieri lei, in un passaggio con Massimo Giletti alla Setta, non è l'Arena, ha detto che ha incontrato in questi anni molti uomini di chiesa che, devo dire, hanno una posizione magari ben lontana o comunque dissimile a quella del direttore di Avvenire, che lo ricordo è il direttore del giornale della Conferenza Episcopale Italiana. Gli uomini di chiesa che lei incontra rispetto alle sue scelte politiche sull'immigrazione, che cosa le dicono? Mi dicono di tener duro perché c'è bisogno di regole, di limiti, e l'integrazione è possibile solo se i numeri non sono esorbitanti. Cioè, io posso integrare in Italia, nel mio condominio a Milano, a Roma, se in un condominio ci stanno 10 famiglie, arrivano 2 famiglie da fuori, è bello il confronto con culture diverse, con cucine diverse, con musiche diverse, però le regole del condominio rimangono quelle. Se su 10 famiglie quelle che arrivano da fuori iniziano ad essere 6 o 7, e poi ci sta che chiedano di cambiare le regole condominiali, che magari propongano di imporre i loro modi di vivere, di ragionare, di pregare, di mangiare, quella non è integrazione. Quella è scomparsa di una cultura. Quindi c'è una parte di chiesa che fa politica, soprattutto le alte gerarchie, e c'è la stragrande invece parte della chiesa, dei parroci, dei missionari africani. Ecco, tanti missionari africani mi dicono: mi raccomando Salvini, manda i soldi, ma direttamente ai ragazzi, alle famiglie, alle chiese, agli ospedali, non ai governi che spesso e volentieri se li mangiano. Quindi sono l'ultimo dei buoni cristiani, sono un peccatore, più peccatore di te sicuramente, però ritengo di aiutare la convivenza civile. Per quello che riguarda il presepe, ecco, mi auguro che all'ascolto ci siano tante educatrici, educatori, maestre. Non penso che Gesù Bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a nessuno. E il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù Bambino fuori dalla porta della classe, secondo me,
non è un educatore. Sbaglia, secondo lei. Allora Salvini, tocchiamo vari argomenti. A me piaceva questo del vi siete accordati sull'autonomia del Veneto già a dicembre, quindi in questo mese. Ecco, mi stavo valutando che sono tantissime le regioni che avrebbero un po' in pancia di richiedere e fare questa strada verso l'autonomia. Si parla addirittura di 13. Io le chiedo non vede un rischio nel proseguire su questa strada, cioè nel dare le varie autonomie, nel senso che per esempio potrebbe esserci un acutizzarsi delle differenze che ci sono già adesso nelle regioni, quindi potrebbe peggiorare la situazione. Ma io penso il contrario, penso che questi anni, decenni anzi, di gestione centralizzata abbiano fallito soprattutto al sud, perché guardate la sanità, guardate le strade, guardate le scuole. Una gestione più vicina ai territori, secondo me, è più attenta, è più difficile rubare, è più difficile sprecare. E poi a Bari sanno meglio di noi di Roma che cosa serve a Bari, come a Verona sanno meglio di che cosa serve a Verona. L'Italia è bella, ma sono 8.000 comuni diversi, sono tantissime realtà diverse, quindi secondo me più si spende vicino a chi paga le tasse meglio è. Sì, sono una battuta, perché ho visto che le regioni però che vorrebbero farne richiesta casualmente non ne ho vista una del sud. No, la Puglia ad esempio, ecco, sta ragionando in questo forse senso, l'unica. Ma lo stesso De Luca della Campania aveva ragionato in questo senso, nel senso che non si tratta di dividere, anzi si tratta di gestire a livello locale. Quindi secondo me è un percorso virtuoso. Guarda la Svizzera è un paese civilissimo dove però cantone per cantone decidono a livello locale cosa è meglio fare. Certo, se pensiamo alla gestione della sanità a me vengono i brividi, anche a lei sicuramente, ma insomma il tema è estremamente complesso. Un altro che sembrerebbe piccolo, ma lei lo sa, infiamma in un modo incredibile i nostri ascoltatori: le accise. Che sta succedendo anche con la Liguria? Vogliamo approfittarne per chiarirlo questa mattina, visto che da ieri ce lo chiedono in tantissimi. Lei aveva sulla promesso Liguria anche di cancellarne un po', eh? Sì, ma infatti abbiamo bloccato gli aumenti che erano previsti, che abbiamo ereditato dal passato. Ricordo benissimo l'impegno che voglio portare fino in fondo a cancellare le accise più vecchie e antistoriche, quelle che hanno 30, 40, 50 anni di storia, e sicuramente non ne metterò di nuove. Sulla Liguria l'ho letto io come lei sul giornale, voglio capirne qualcosa di più perché non voglio dare risposte a caso. Mentre sulle pensioni so perfettamente cosa dico. Sulla Liguria voglio approfondire, ma mi sembra strano andare a mettere un'accisa in più, perché mi sembra irrispettoso nei confronti dei liguri e dei genovesi. Purtroppo, e me ne faccio una colpa, io in 5 mesi miracoli non riesco a farne, purtroppo siamo solo riusciti a bloccare aumenti già previsti, come sull'IVA. L'obiettivo è di andare a ridurre quello che abbiamo al passato, e lo confermo. Ecco, mi piacerebbe che lei si rivolgesse questa mattina a tutti gli imprenditori piccoli e medi del nostro paese. Perché? Perché vabbè, sappiamo della misura riguardante il 15% per quanto riguarda le partite IVA sotto i 65.000 euro annui, però va detto che nei prossimi anni, lei prima ha detto insomma noi dureremo 5 anni, io ho firmato un contratto, mantengo la promessa, a tutti quegli imprenditori che non so pagano uno stipendio di un lavoratore 1.200 euro. Certo. Ne devono pagare da imprenditori 2.002. Il certo. 20% va come tasse allo Stato, e quindi praticamente lo Stato incassa. Costo del lavoro è la prossima bestia, ecco, che dobbiamo cominciare ad abbattere. Vorrei chiederle proprio questo. Nel prossimo anno, diciamo, dopo la manovra, il prossimo obiettivo, costo del lavoro, qual è la posizione, non dico del governo, perché magari ancora non avete discusso, ma della Lega? Innanzitutto, e gli imprenditori all'ascolto lo sanno, prima ancora che la tassazione e il costo del lavoro, 2 imprenditori su 3 mi chiedono: taglia la burocrazia, per favore. Smettila di farmi perdere tempo, di girare uffici, di aspettare mesi per una licenza. Quindi entro quest'anno, non entro l'anno prossimo, verrà rivisto e riscritto il codice degli appalti, che i geni che c'erano prima di noi hanno elaborato, che invece di semplificare la vita a chi fa impresa l'ha complicata. E quindi questo è un grido d'allarme che arriva da tutti i produttori, l'impegno lo manteniamo, semplificheremo il modo di vivere e di lavorare, quindi riscrittura del codice degli appalti e revisione totale della burocrazia. E aggiungo, entro l'anno, non farmi anticipare quello su cui stanno lavorando altri, perché è giusto che ognuno faccia il suo. Però anche una buona parte dei debiti che gli enti locali hanno nei confronti degli imprenditori, dei fornitori privati,
riuscirà a essere pagata. Ah, questa è una notizia importante. Però ti ricordi che Renzi l'aveva detto: se non lo faccio vado in pellegrinaggio, non mi ricordo dove, ecco, io evito di dire vado in pellegrinaggio. Che lunga. Però ci stiamo impegnando per se farlo l'anno prossimo. Il pellegrinaggio era con Vespa, se non sbaglio. Sì, era la Vespa. Sì, ecco, io vengo con Diaco, Legrenzi e Giuliani. Andiamo, non so dove ci vogliono, qua. In quattro. Scusi, ministro, con grande affetto scelga una meta vicina. Però il pellegrinaggio a Cologno Monzese suona meno poetico rispetto ad altri No, e quindi burocrazia, pagamento dei debiti, codice degli appalti, l'obiettivo è una tassa unica al 15% per lavoratori dipendenti e per imprenditori. Quindi l'obiettivo rimane quello. L'obiettivo rimane quello, onestamente non posso dire che lo faccio in un, non faccio la rivoluzione in un anno. No. Però inizio a mettere passo dopo passo dei paletti di normalità. Stanno scrivendo in tantissimi, tra poco magari le facciamo anche qualche domanda agli ascoltatori. Mi è piaciuta l'operazione che stava facendo, che ha fatto in questi giorni. Lei ha mandato una lettera a circa 20 quotidiani locali. Sì. In cui ha, insomma, voluto parlare in maniera un po' più specifica ai vari territori, credo di aver capito così. Certo. Ecco, perché ha sentito questa esigenza di andare un pochino più a dettagliare rispetto invece comunque all'informazione, diciamo, nazionale consueta? Perché appunto più che i giornaloni a livello locale si leggono anche fortunatamente la stampa locale, il Messaggero, piuttosto che l'Eco di Bergamo, Piccolo, piuttosto che la Gazzetta del Mezzogiorno, il Piccolo di Trieste. Sì, sì. E quindi è giusto che io a Lodi spieghi che cosa sto facendo per mandare più poliziotti a Lodi, più vigili del fuoco a Modena, quello che abbiamo in mente di fare a Sassari e a Cagliari. Quindi mi piace anche da autonomista, io adoro le identità, quando ci sono ministri che fanno la stessa lettera che vale per tutta Italia, no. L'Italia è bella perché è lunga, perché è diversa. A Roma arriveranno 250 uomini e donne della Polizia di Stato, su Roma ci sono problemi specifici, già entro questo mese di dicembre ci sarà un altro sgombero di un palazzo occupato da centinaia di persone che da anni creano problemi, e quindi piano piano ci siamo dati un programma settimana per settimana, mese per mese, città per città, per riportare un po' di ordine. Poi ripeto, per i miracoli non sono attrezzato, però penso che gli italiani in questi sei mesi abbiano capito che se mi metto in testa una cosa faccio di tutto per portarla fino in fondo. Senta, ieri per l'ennesima volta abbiamo ripetuto qui alla radio RTL 102.5 che chiunque tifi per lo spread o per il segno meno è un fesso, uno scemo, anzi l'abbiamo definito in onda uno scemo, al di là delle idee ovviamente di ciascuno. La realtà è che non ci possiamo assolutamente permettere un quarto trimestre negativo, perché diventerebbe complicatissimo poi avviare il 2019. Certo. A proposito degli imprenditori di cui abbiamo appena parlato, lei ha qualche idea, qualche boost, qualcosa da, per spingere veramente gli imprenditori ad avere meno timori? In questo momento tanti sono fermi, e lei lo sa benissimo, non investono anche se potrebbero per l'incertezza. Allora, come fare? Perché veramente noi un altro meno non ce lo dobbiamo assolutamente. Ma questo riguarda tanti anche risparmiatori italiani. Anche, assolutamente, è vero. Ma è chiaro, è vero, che se uno una volta al giorno legge l'articolo sul giornale e il commissario europeo dice siamo a rischio Grecia, e quell'altro scienziato dice è un disastro, e quell'altro dice è il tracollo, e l'altro dice il governo salta. Io dico di aver fiducia, ma lo dimostreremo coi fatti, quindi non chiedo fiducia al buio. E quindi questa è la prima manovra economica che è bocciata dai grandi poteri internazionali prima di essere approvata, perché io ricordo che in Italia siamo una repubblica parlamentare e la manovra di bilancio viene approvata dal Parlamento, non da Salvini, da Di Maio o da Diaco. Quindi è la prima volta nella storia in cui un governo viene criticato a prescindere. Ma io penso che gli italiani, ripeto, vogliono solo un po' di sicurezza, un po' di tasse in meno, un po' di burocrazia in meno, una giustizia più veloce. Questo sarà un altro grande impegno del 2019, la riforma della giustizia sia civile che penale, perché non possono alcuni processi, anche i più semplici, andare avanti 5, 6, 7 anni. Io sono convinto che lasceremo un'Italia migliore di come l'abbiamo trovata. Gli imprenditori sanno far di conto, sanno che l'Italia è un paese sano, è un paese in crescita, all'estero non vedono l'ora di venire qua a investire, quindi io ringrazio gli imprenditori che anche negli anni passati, nei momenti più bui, non hanno mollato, non hanno delocalizzato. E a loro diamo le prime risposte. Senta, Salvini, prima ha citato Roma. Come sa, insomma, più volte le ho fatto domande riguardanti la capitale, perché insomma è la mia città, è comunque la capitale d'Italia. Non era mai successo nella storia che venissero abbattute delle ville abusive di Casa Monica, se ne parlava da anni, finalmente è accaduto. Ma pochi giorni fa, nostro ospite RTL 102.5, il procuratore Gratteri, che si è battuto tantissimo
per la lotta molto in gamba all'andrangheta, ha detto che gran parte degli esercizi commerciali del centro storico a Roma sarebbero in mano alle organizzazioni criminali. Adesso io le chiedo, è ovvio che insomma una risposta immediata non si può dare, ma anche si può... perché in prefettura stanno facendo tutte le verifiche del caso. Ecco, ma si può fare un censimento di questi esercizi commerciali? Innanzitutto quello che si può fare è portargli via anche le mutande. Quest'anno siamo già a 3 miliardi di euro e l'anno non è ancora finito di beni sequestrati, altrettanti confiscati. E nel decreto sicurezza, e molti giornali non ne parlano, il personale dell'Agenzia dei beni sequestrati alle mafie raddoppia, adesso sono in 90. Pensa che in 90 eroi stanno gestendo 15.000 beni confiscati alle mafie, aziende, ville, macchinoni, negozi. Io li porterò a 250 regime, aprendo 4 sedi supplementari. Però si parla tanto di Salvini che è brutto, cattivo e razzista, dell'antimafia tu hai letto una riga sui giornali? Poco e niente. Quindi andare a sequestrare tutto il sequestrabile, e poi è chiaro che questi si sono infiltrati in tabaccheria, si sono infiltrati nei money transfer, nelle pizzerie. Roma, no, ma non solo a Roma, non solo sì, a Roma. Occhio, non è un fatto romano. Salvini, un'ultima battuta, mi piaceva questa. Berlusconi ieri ha detto queste parole: io mi sbatto tutti i giorni per mantenere rapporti con Salvini, cerco di farlo rinsavire e di allontanarlo dai 5 Stelle. Ce la farà il nostro Silvio? Io veramente ritengo che sia un grandissimo. Sia un grandissimo e abbia fatto cose enormi in Italia, nel mondo, nello sport, nella politica, nell'editoria, nell'edilizia. Però io ragiono con la mia testa e quindi, ripeto, a livello locale e regionale governiamo col centrodestra e bene, da 20 anni, se ci votano da 20 anni. Però ho fatto una scelta anche rischiosa, perché io il 1° giugno potevo dire al Presidente della Repubblica: no, guardi, non voglio nessun governo, torniamo a votare, la Lega prende ancora più voti e chi si è visto si è visto. Ho scelto di mettermi in gioco e questo farò per gli anni a venire, quindi non ho bisogno di rinsavire, ho tanti difetti ma penso di alzarmi sobrio e lucido la mattina. È la prima volta che sento un leader politico parlare di Berlusconi declinandolo al passato. Va bene, no, allora. Ma per Luigi, Pierluigi, Pierluigi è stato è sarà ministro, sa come ci salutiamo? Sa come sì. Con il Milan in zona Champions League, così Gattuso è tranquillo. Guarda, è un grande anche Gennaro. Il 16 c'è la festa dei tifosi del Milan all'Arena di Milano, il 16 dicembre, e penso che ci sarò, perché un po' di svago sano. Adesso noi, come ministro dell'interno, ho incontrato gli arbitri, perché in 300 sono stati mandati al pronto soccorso durante le partite l'anno scorso, che è una roba infame. Però dai, almeno per i 90 minuti sul campo di calcio ci si permetta di essere un po' tifosi. Comunque, lunga vita a Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. E grazie, allora... grazie ministro. Grazie, un abbraccio e buona settimana. Dal trio Le Grenzi, Giuliani, Diaco è tutto. Grazie a Matteo Salvini. L'appuntamento è a domani alle 6 del mattino. Buona giornata.